L'ambasciata italiana guarda con interesse alle azioni, anche per coordinarle, visto che è dominus sul territorio, alle azioni della Camera di Commercio Moldo-Italiana, che oggi segna in questo evento il passaggio di consegne dalla vecchia gestione di Roberto Pace, che per 5 anni ha gestito portandola al riconoscimento ufficiale, a quella di un imprenditore di successo come Danilo Taddei. Beh, certamente è un giorno molto importante perché, come lei ha detto, è un segno di crescita, è una Camera che ha fatto la sua strada e che adesso si apre a nuove potenzialità. L'ambasciata saluta con entusiasmo questo sviluppo, anche perché con la stabilità ritrovata nel Paese è tempo che le nostre aziende si affaccino con maggiore decisione e attività, perché la Camera di Commercio è sicuramente uno dei principali motori per attirare i nostri investimenti in quest'area che ha tantissime potenzialità. L'ambasciata è sicuramente accanto alla Camera e anche accanto a tutti gli altri enti che operano qui nel settore economico e commerciale, che sono enti italiani, perciò abbiamo anche una neonata Confindustria, abbiamo una seconda Camera mista. E devo dire che oggi è un giorno molto importante perché questa elezione del nuovo Presidente Taddei ha riunito intorno a un unico tavolo tutte queste realtà insieme alle istituzioni, e secondo me è un segnale di grandissima importanza che non è sfuggito a questa autorità. Era presente oggi anche il Vice Ministro dell'Economia e finalmente l'Italia si mostra con una voce unita e con una volontà di operare qui portando il meglio delle nostre esperienze professionali in un paese che ha bisogno di infrastrutture, che ha bisogno di tecnologia e che solo l'Italia, come paese europeo che ospita la più grande comunità moldova nell'Europa occidentale, ha la forza e la capacità di portare in questo paese, perché non siamo secondi a nessuno. E la Moldova è un'area potenziale anche di crescita verso l'est, perciò sono tanti ingredienti che messi insieme con la volontà anche di essere sinergici porterà sicuramente a grandi sviluppi. Io auspico e saluto questa nuova apertura delle nostre realtà economiche e commerciali, e l'ambasciata sicuramente farà la sua parte nello sviluppo di questa nuova attività di apertura. Dall'analisi che lei ha fatto si emerge che la Repubblica Moldova può essere uno strumento utile per contrastare la crisi di molte aziende italiane. Certamente, noi come italiani abbiamo sempre due grandi aree di sviluppo di interesse, Nord Africa e l'Est europeo. Le esperienze fatte nell'Estremo Oriente sono state paganti, ma hanno dimostrato anche alcuni limiti. Limiti che quest'area non ha, perché qua ci troviamo ancora in un contesto europeo, ma con una porta aperta verso tutto l'est. Chi produce in Moldova può esportare liberamente senza il grande mercato dell'est, con tutti i benefici che un paese collegato all'est può offrire. Siamo comunque ancora in un contesto dove l'Italia è ben voluta, si arriva senza burocrazie, quale l'obbligo del visto, si trova un contesto di familiarità con l'Italia, non peraltro in quanto tantissimi moldavi hanno un parente in Italia, perciò un ambiente favorevole e una realtà ambientale che secondo me può incentivare tutte le nostre industrie che vogliono spostare verso l'est da un hub o da un trampino di lancio che ha tante potenzialità e solo pochi problemi, che affrontati con la giusta capacità e la giusta attività di intelligence economica nei rapporti anche con le istituzioni moldave, può portarci ad avere risultati che pochi altri paesi potranno conseguire. L'ambasciatore italiano in Moldova lancia un messaggio chiaro agli imprenditori. Assolutamente, magari la Moldova non è ancora ben nota, però sicuramente la presenza vostra qui, il voler conoscere questo paese, il voler rapportarsi con le autorità moldave che hanno una grande apertura verso l'Italia, vi farà capire che la Moldova ha tante potenzialità che non sono magari ancora emerse, ma che emergeranno grazie a questa nuova attività di informazione e di apertura che le nostre realtà economiche commerciali hanno finalmente imboccato. Una strada virtuosa che farà sicuramente
crescere tutti coloro che vogliono venire in questo paese, perché hanno interlocutori competenti, hanno un'ambasciata che cura queste relazioni con le autorità a noi molto favorevoli, e basta poco, bastano pochi ingredienti a portare questa considerazione che è teorica a un'operatività concreta, e questo è molto importante. Un giovane imprenditore di successo a capo della Camera di Commercio Moldo Italiana, perché questa scelta? Allora, questa scelta deriva dal fatto che sono un po' di anni che abbiamo cominciato questa avventura in Moldova, e questa avventura che è cominciata con qualche peripezia e che grazie a anche degli amici che avevo nella Camera di Commercio si è conclusa bene, perché oggi abbiamo una bella attività e siamo una bella realtà qua in Moldova in crescita, no? E quindi quando mi si è proposta questa opportunità di diventare presidente, diciamo, non ho, anche se noi siamo un'impresa molto impegnata, ho comunque accettato, perché mi spero di poter essere utile a tutti gli altri imprenditori che verranno dopo di me e che verranno in Moldova, e quindi, diciamo, in maniera autorevole fare i loro interessi e di conseguenza gli interessi di questo paese. Lei entra dopo 5 anni di una gestione, quella di Roberto Pace, che comunque ha portato ad attrarre molti investimenti e soprattutto al riconoscimento ufficiale della Camera di Commercio. Questa è una responsabilità a progettare un'azione ancora più efficace. Certamente, una gestione, quella del presidente uscente Roberto Pace, che è stata una gestione molto difficile, perché è avvenuta negli anni in cui, insomma, la Moldova si stava creando e si stava sempre più democratizzando, quindi lui ha riuscito comunque a ottenere questi risultati come Camera di Commercio, e speriamo, insomma, noi di dare seguito e di adesso proseguire e fare meglio e potenziare e non buttare il suo lavoro. Nelle prossime settimane si presenterà ufficialmente il programma del nuovo presidente al consiglio direttivo e all'assemblea dei soci. Certamente, adesso noi stiamo lavorando per fare questo programma, che sarà sicuramente un programma ambizioso, che vedrà il coinvolgimento di tutte le attività italiane, di tutte quante le associazioni italiane che sono sul territorio, e che cercherà di dare, insomma, un valore aggiunto alla presenza italiana in Moldova. Roberto Pace, 5 anni pieni di soddisfazione, sì. E sono stati ottenuti buoni risultati. Sì, io li ritengo veramente ottimi, perché in 5 anni abbiamo raggiunto il traguardo, tutto quello che ci eravamo prefissati, compreso il riconoscimento dal governo italiano. E quanto è importante una Camera di Commercio per l'inserimento e per gli investimenti italiani in Moldova, una nazione che è in continua ascesa e riscuota sempre più interesse da parte degli investitori? Ma io ritengo che una Camera di Commercio italiana all'estero sia proprio fondamentale, perché prima di tutto è una struttura, diciamo, che ha dei principi come una struttura pubblica, ma è a gestione privata, perciò, diciamo così, bisogna veramente dare degli ottimi risultati per tenersi soci o associare altre imprese. Quali sono gli obiettivi che con il nuovo corso che lei assisterà, il nuovo corso di Danilo Taddei, vi siete prefissati? Beh, io ritengo, con questa nuova figura di presidente che conduce un gruppo di aziende molto forti in Italia e anche, diciamo, già cominciano a entrare sul territorio moldovo, possiamo fare moltissima strada, perché lui è un uomo giovane, un uomo che veramente ha uno spirito imprenditoriale che mi ricorda i miei tempi di quando ero più giovane. Il governo della Repubblica Moldova punta molto sulle camere di commercio per trovare investitori che vengano in Moldova per accrescere lo sviluppo industriale di questo paese. In particolare si punta molto sull'Italia. Che cosa ci dice il Vice Ministro in tal senso? In primo luogo, noi sosteniamo di collaborare con la Camera di Commercio e Industrie con orice țară. In particolare attragiamo attenzione deosebită pentru Camera di Commercio e Industrie, partenerii cu țările din Uniunea Europeană. Noi ci puntiamo molto sulle camere di commercio, non solo con quella italiana, ma in generale con tutte le camere di commercio di ogni paese. Abbiamo rapporti
particolari con la Camera di Commercio Moldo-Italiana, in quanto oltre ai soci italiani hanno anche soci europei, abbiamo un rapporto molto buono e ci contiamo molto sulla attiramento degli investimenti. La Repubblica Moldova guarda con interesse l'Europa. In questo momento di crisi, qual è la situazione in questo paese che è in forte sviluppo, ma comunque è in un sistema che è in crisi? Imediat din anul 2008, Republica Moldova a întreprins și a adoptat un șir de acțiuni anticriză, care și-au avut efectul său. Începând cu 2010 și până în prezent avem A partire dal 2010 la Repubblica Moldova ha elaborato diverse leggi anticrise. Dal 2008 al 2010 abbiamo una crescita considerabile economica. E ogni anno questa crescita, nel 2012 abbiamo pianificato una crescita economica di almeno 3%, e quindi sempre nella speranza che l'Unione Europea uscirà da questa crisi, noi siamo pronti di ospitare gli investitori. Siamo con il vice sindaco di Yaloven. A lui chiediamo quanto è importante la presenza di un'istituzione come la Camera di Commercio Italo-Moldova per lanciare un centro che promette molto bene come sviluppo. Da, deci acum mai recent, lasati scuzino. La Camera di Commercio e Industria Moldo-Italiana ha lanciato l'idea e ha perseguito tutti i passi necessari per l'inaugurazione di un parco industriale nel distretto Yaloven. La Comune di Yaloven ha dato tutta la sua disponibilità, il suo supporto, ha passato alla società amministratrice 5,4 ettari di terreno a destinazione agricola dove sarà realizzato questo parco. Ci manifesta disponibilità di collaborare. Dentro il parco saranno delle imprese italiane che noi pensiamo come consiglio che porterà una grande opportunità al nostro paese, che ci saranno creati posti di lavoro e tant'altro. Fie și ca un exemplu în tot sud-estul Europei, hai să spunem așa, nu numai în Republica Moldova. Il progetto dovrebbe cominciare entro un anno. Siccome adesso si sta elaborando il progetto della decisione del governo e la legge permette la realizzazione di un parco dal momento in cui si rilascia l'autorizzazione, entro 2 anni che sia realizzato il progetto. Noi pensiamo che il progetto comunque sarà realizzato perché ci affidiamo molto della Camera di Commercio, ci siamo informati, sono molto seri, non solo in Moldova ma anche in altri paesi. Noi siamo molto fiduciosi e crediamo sia nella Camera che nel partner che di fatto dovrà finanziare questo progetto. Tenendo presente la situazione la posizione geografica di Yaloven strategica, crediamo molto che questo progetto si realizzerà e avrà un grande futuro.